Il mondo sta cambiando in modo molto rapido. Questo ha implicazioni importanti anche sul funzionamento e l'operato del settore pubblico. Pensiamo ad esempio alle città. Nel 1925 circa il 25% della popolazione viveva in aree urbane. Ci sono stime che dicono che nel 2025 circa il 75% della popolazione vivrà in aree urbane. E in particolare si dice anche che circa 17-18 delle più grandi città nel mondo saranno in aree della costa dell'Asia. Questo ha delle implicazioni importanti da un punto di vista della geopolitica, ma io guarderei soprattutto al lato del governo delle città e della loro capacità di influenzare i trend economici, politici, sociali e culturali nel mondo. Le città, per governare una sfida così importante come quella del soddisfare i bisogni del pubblico, in un contesto sempre più urbano, necessitano di essere anzitutto aperte, diverse, connesse e poi necessitano di essere capaci di garantire l'integrazione e la, capacità di offrire una governance partecipata e la possibilità di esprimersi a tutte le tipologie di istituzioni presenti sul territorio. Il fine ultimo di una città governata da un settore pubblico efficace dovrebbe essere quello di garantire la competitività. Ma competitività che cosa significa a livello locale? Sicuramente possiamo utilizzare delle misure economiche come il prodotto interno lordo, rilevantissime soprattutto per l'attrazione di imprese. Ma la città è sicuramente e soprattutto anche il luogo dove vivono le persone. E di conseguenza bisogna misurare la capacità del settore pubblico, così come delle altre istituzioni, di contribuire all'attrattività della location attraverso la qualità della vita. Questo significa, in ogni caso, mettere a sistema diverse politiche integrate, agire leve di management e capacità di innovazione congiuntamente con altre istituzioni e a 360 gradi.